chiedo a Maurizio Pizzoferrato, intanto gli do il buon pomeriggio, ciao Maurizio. Ciao buon a pomeriggio. Tutti. Come stanno alcuni, ecco, alcuni giocatori, si parlava questa mattina un po' forse d'allarmismo sulle condizioni di Lukaku, ci dici un po' quello che ti risulta e come sta secondo te l'Inter? Ma Lukaku, io ho sentito la fonte principale, cioè l'Inter, che stamattina mi hanno detto che stava bene, quindi stanno tenendo nascosta una notizia che però non dovrebbe esserci motivo di tenere nascosta un'eventuale influenza, ma loro dicono che Lukaku non ha nulla, sta bene, giocherà. Per quanto riguarda Dzeko, mi risulta che questa mattina abbia partecipato al risveglio muscolare della squadra insieme ai compagni, quindi un'altra chance per vederlo in campo, nonostante sia debilitato da una settimana praticamente senza allenamenti. Per quanto riguarda quello che sta dicendo Stefano prima sulle defezioni a centrocampo, sono abbastanza d'accordo sul fatto che l'Inter sia costretta, dato l'assenza di Sensi e Barella, ma soprattutto di Sensi da qualche partita, è stata costretta a cambiare un po' il modo di giocare, cioè l'idea iniziale di Conte, no? Perché Sensi insieme a Brozovic fungeva da doppio play e aveva una predisposizione a andare a prendere alto l'avversario nella propria metà campo e quindi fare molto più pressing e avere più il pallone tra i piedi. Quindi adesso senza Sensi, anche senza Barella, l'Inter per scelta sta lasciando molto più l'iniziativa all'avversario, tenendosi molto più bassa. Se vedete le partite dell'Inter, non c'è più un pressing esasperato nella metà campo avversaria, a parte qualche situazione di gioco, per poi sfruttare al meglio, cioè il bicchiere mezzo vuoto lo sta trasformando in bicchiere mezzo pieno, per avere più campo per sfruttare al meglio la potenza e la velocità di Lukaku e anche di Lautaro Martinez. Quindi diciamo che questa situazione sta un po' penalizzando l'Inter dal punto di vista proprio dello sviluppo della manovra, ma la sta premiando perché sta sfruttando al meglio la forma anche che hanno in questo momento i due attaccanti, che nel momento in cui si scavalca velocemente il centrocampo e entrano in possesso di sfera, sono due o tre partite che fanno danni all'avversario. Quindi è da valutare se questa soluzione riuscirà anche questa sera a fronte di una squadra che secondo me pecca nei confronti dell'Inter per personalità e esperienza dentro uno stadio come San Siro, in un momento storico come questo, in una partita come questa. Fonseca è anche la prima volta che va a San Siro e tutto quanto, ma è una squadra che come caratteristica è in grado di mettere in difficoltà l'Inter, perché ha molti palleggiatori, ha molta qualità, molta tecnica. Quindi questo, se come ha detto Fonseca giocheranno con coraggio, senza paura, la Roma può dare molto fastidio a questo tipo di Inter. Tant'è vero che, insomma, poi faremo risentire qualche cosa, c'è da capire soltanto questo dubbio legato a Edin Dzeko. Gianluca Lengua, buon pomeriggio. Eccomi. Ciao. Buon pomeriggio. Dacci un po' qualche novità. Allora, guarda, sì, come ha detto Maurizio, ha partecipato oggi a risveglio muscolare. Dalla società a bocche cucite, preferiscono non diramare nessuna informazione se non a ridosso della partita, quindi immagino che un'oretta e mezza prima ci collegheremo per dare la formazione. Io, da quello che so, stanno cercando in tutti i modi di farlo giocare. Chiaramente non vogliono rischiare un cambio dopo mezz'ora dall'inizio della partita, però la volontà di tutti, quindi il tecnico, lo staff medico, è quella di provare a metterlo in campo, altrimenti non l'avrebbero proprio portato qua a Milano, non l'avrebbero portato per fargli fare la panchina e non l'avrebbero portato per tenerlo in hotel. Quindi c'è una forte volontà di farlo giocare. E poi rispondo alla tua domanda che hai fatto a inizio trasmissione: chi giocherà se non dovesse giocare Dzeko? Giocherà Zaniolo là davanti, e a quel punto fai under Pellegrini e Mkhitaryan o Perotti. Ok, questa
potrebbe essere un'idea, ovviamente poi la sviluppiamo. La pagina 2-3 della Gazzetta mette a confronto, fa 4 confronti. Fa il confronto tra Conte e Fonseca, il confronto tra un De Vrij e Smalling, un confronto tra Brozovic e Pellegrini e un confronto tra Lukaku e Dzeko. Allora, partendo dal confronto tra i due allenatori, quindi Conte e Fonseca, vi chiedo in questo momento chi si sta facendo preferire a chi e perché. Quindi lo chiedo a tutti, a cominciare dal presidente Ferraiolo. Ma no, io non credo che Conte sta facendo benissimo il suo lavoro e altrettanto Fonseca. Poi Conte ha vinto qualcosa di più, mi sembra, rispetto a Fonseca, ma al di là di questo, non a caso la Roma aveva puntato prima su Conte, ma al di là di questo anche Fonseca ha superato un momento difficilissimo, visto che la stagione della Roma ormai era compromessa con tutti quegli infortuni. Io sono ancora in buona parte convinto di questo, ma bisogna anche riconoscere che lui è stato straordinario nel intanto mettere in piedi giocatori che sembravano finiti, penso a Pastore e non soltanto a lui, e poi nel trovare delle soluzioni tattiche, quindi ha dimostrato il suo valore, mi sembra anche sotto il profilo proprio dei comportamenti ineccepibile, una persona adorabile per come parla con la stampa, per come riesce a tenere unito il gruppo, quindi insomma noi Conte lo conosciamo ed è un allenatore fortissimo, invece conosciamo molto meno Fonseca, e credo che adesso dire chi è migliore, che insomma mi sembra non ha senso, sono due bravissimi allenatori secondo me. Stefano? Ma sai, Fonseca sta facendo molto, a me la dimensione sembra differente onestamente, cioè Fonseca finora ha allenato una squadra di secondo piano in Portogallo, ha allenato in Ucraina, a me piaceva molto il modo di giocare dello Shakhtar e piace molto il modo in cui lui si è adattato al nostro calcio anche nell'emergenza, però onestamente la dimensione di Conte è differente, cioè Conte è uno che ha vinto tre scudetti in Italia, è uno che ha vinto una Premier League, ha allenato la nazionale italiana, e quindi credo onestamente che Conte sia appunto al momento di un'altra dimensione proprio per la storia che ha. Questo non vuol dire che Fonseca non sia bravo, e certamente a me sembra molto bravo, però ripeto, e tra l'altro Conte, quello che sta facendo quest'anno all'Inter conferma le sue straordinarie qualità. Poi quando apre bocca spesso dice cose che magari non, che mi piacciono molto meno, l'ultima ieri su Nainggolan, però questo fa parte del personaggio, insomma, ecco. Cioè, la domanda mia è più è più straordinario il cammino che sta facendo Conte con la sua Inter, oppure il fatto che alla 15ª giornata ci sia la Roma al quarto posto? Perché poi noi abbiamo apprezzato molto Fonseca per come si è adattato al nostro campionato con tutte le defezioni che ha avuto, e per le defezioni che ha avuto, è vero, però insomma la Roma è una squadra che pronosticandola quest'anno qualcuno l'ha messa quarta, qualcuno quinta, cioè nessuno ha detto che la Roma sarebbe arrivata a 12ª. Ecco, a me sembra che la qualità della Roma sia da quinta della classifica, perché penso che il Napoli sia più forte della Roma, l'Inter sta tenendo testa alla Juve, è prima in classifica, anche l'Inter ha avuto delle assenze, ha vinto tutte le partite a parte il pareggio col Parma e la sconfitta con la Juve, in Champions è in corsa. Per me Conte sta facendo qualcosa di eccezionale onestamente, io ho pronosticato l'Inter addirittura campione d'Italia, ma tenendo conto del fatto che aveva lui come allenatore. Furio? Mi prendo Conte, adesso tutte le cose che ha detto Stefano le condivido al 100%, stanno facendo bene entrambi, non c'è dubbio, ma se il Napoli fosse dentro in questo momento la Lazio sarebbe quarta, la Roma quinta e non terzi e quarte. Noi stiamo affattando un pochino i bulli con Lo so, Furio, no? Però il Napoli non c'è in questo momento. Ho capito, però voglio dire, se parliamo dei pronostici e della forza effettiva delle squadre, il Napoli ci dovrebbe essere, quindi la Lazio scalerebbe di un posto, la Roma di un posto. In ogni caso sta facendo bene Fonseca, però tu la domanda intelligentemente si riferisce solo a questa stagione, a questo momento, perché se no non è proponibile il discorso Conte-Fonseca, no? Però a questo momento diciamo che stanno facendo bene entrambi, ma Conte sta facendo il massimo, è primo in classifica, di più non si può.
Franco? Ma Conte si lascia preferire per le esperienze che ha avuto, per le vittorie. Ma, no, che no, ma non in generale, io dico quest'anno, guardando l'Inter, l'Inter e la Roma, guardando quello che hanno fatto, quello che stanno facendo, anche in questa stagione si lascia preferire. L'Inter è prima, e Fonseca sta tirando fuori adesso. Lui ha acquisito, secondo me, grande reputazione per il fatto che ha tenuto in quota la Roma nonostante gli infortuni, però voglio dire, la Roma quarta poteva essere nei pronostici, nella logica, e quindi io credo anche dal punto di vista di questa stagione si lascia preferire Conte. Allora, prima di andare da Maurizio e da Gianluca, che riprendiamo dopo la pausa, ovviamente poi insomma ci sono altri tre incastri di cui volevo parlare, poi volevo farvi ascoltare qualche cosa delle due conferenze di ieri, perché ci sono dei passaggi molto interessanti su alcune tematiche, soprattutto di Conte, però è chiaro che io un passaggio a tutti lo devo far fare su quelli che insomma la Gazzetta dice siano l'oro di San Siro: Lautaro Martinez e Nicolò Zaniolo. Quindi io chiedo sia da una parte a Maurizio Sponda Inter che a Gianluca Sponda Roma se effettivamente vi aspettate, cioè, la partita che sia la partita di questi due, cioè di Lautaro Martinez Maurizio e di Zaniolo Gianluca. Maurizio. Lautaro Martinez sta stupendo per continuità, nel senso che i numeri l'aveva fatti vedere anche nella scorsa stagione, nei rari momenti in cui era impiegato, perché con Spalletti stava più che altro in panchina, visto che il modulo prevedeva una sola punta ed era Mauro Icardi. Quest'anno, nel momento in cui è stato messo in campo sempre, praticamente sta giocando in una maniera inaspettata in quasi tutte le partite, praticamente fa la differenza. Grazie anche al lavoro che fa Lukaku, si sta imponendo a soli 23 anni nemmeno come tra i migliori attaccanti a livello europeo, e quindi tant'è che l'Inter sta cercando di blindarlo, perché molte squadre che vanno per la maggiore stanno bussando, quindi penso che anche questa sera possa essere veramente l'arma in più per l'Inter. Per quanto devo parlare anche di Zaniolo, visto che volevo chiederla, sì, però se vuoi concludere, no, così. Zaniolo è il grande rimpianto dell'Inter, perché è prigioniera, esatto, del sogno in Golan, che poi ha toppato tra virgolette a Milano. Si è lasciata sfuggire un centrocampista che adesso Conte veramente si coccolerebbe e servirebbe molto molto molto. Gianluca? Non solo un centrocampista, un po' tutto. Guarda, assolutamente. T'aspetti la grande partita di Zaniolo stasera, tu? Io? Sì. Io sì. Io sì, perché in una recente intervista Zaniolo ha fatto intendere che ha un forte rancore verso l'Inter e verso la Fiorentina, che sono due squadre che lo hanno scartato, uso questa parola, però effettivamente è così. E questo senso di rivalsa, secondo me, può aiutare molto il calciatore, che non deve essere sicuramente annebbiato dalla rabbia, ma può suscitare voglia di fare bene. E d'altronde Zaniolo è chiamato a confermarsi ulteriormente, ha preso quell'ammonizione contro il Brescia, molti hanno detto che è un'ammonizione voluta, appunto per non saltare questa partita contro l'Inter. Quindi io mi aspetto veramente tanto da Zaniolo, e ha avuto anche la possibilità di riposare, perché appunto non ha giocato a Verona. E quindi è un giocatore su cui tutti a Trigoria puntano. Io lo ripeto sempre, ogni volta che mi chiedete di Zaniolo io dico sempre questa cosa: mi auguro che sia un giocatore che resterà a lungo nella Roma, e che la prossima estate non, la dirigenza, la proprietà, l'eventuale nuova proprietà non ceda alle richieste di altri club internazionali. A lusinghe. Su Zaniolo e su Lautaro ci torniamo, ovviamente con tutti i nostri. C'è anche questa questione, no, che ha tirato fuori prima Stefano, di Nainggolan, che l'anno scorso con la maglia dell'Inter non ha giocato benissimo contro la Roma, ma
non ha giocato bene neanche quest'anno col Cagliari contro l'Inter, e lui un po' queste partite contro le ex le accusa sempre, però Conte ha detto delle cose importanti. Prima però ci dobbiamo fermare, sono le 14:30.